Buongiorno da Minori. Incontriamo qui al comune di Minori, in esclusiva per Positano News, il sindaco Andrea Reale, che molto gentilmente mi ha accolto e mi ha reso disponibile questa video intervista in cui ci esprimerà le proprie considerazioni. Come sappiamo, a Maiori ci sono stati i tamponi con la formula del Devrin. Si sono scoperti quindi 39 positivi, di cui una è guarita. Qui a Minori anche c'è una situazione un po' in evoluzione che ovviamente il sindaco ci spiegherà e per l'attenzione dei nostri lettori. Grazie. Prego. Prima di tutto, Buongiorno. grazie per l'attenzione che riservate a questo momento delicato e al lavoro che stiamo facendo in questi giorni. Il mio messaggio è un messaggio di tranquillità. Bisogna essere sereni in questo momento molto delicato, dove si respira un'aria pesante per la condizione che si è verificata al centro della Costa d'Amalfi tra Maiori e Minori, ma anche nelle altre municipalità della costiera. La costiera amalfitana, come voi tutti sapete, è uscita a testa alta e con pochissimi positivi nella prima fase del lockdown. Oggi ci troviamo in una condizione diversa dopo un'estate di turismo, seppur vicinale, il regionale italiano, con pochi stranieri, ma che purtroppo ha prodotto per tante condizioni oggi un numero complessivo di positivi da Vietri a Positano che supererà i 70-80 positivi. Naturalmente nel mio comune ne ho 15 di positivi, la maggior parte asintomatici, solo due sintomatici che grazie ai medici curanti sono partite subito le terapie e sono in buone condizioni. Il mio augurio va a loro di presta guarigione, ma soprattutto mi permetto tramite il vostro giornale di fare un appello a tutti i cittadini di Minori, ma dell'intera Costa d'Amalfi. Distanziamento sociale, uso delle mascherine, lavaggio continuato delle mani, ma soprattutto stare a casa, rimanere nelle proprie case, evitando riunioni, feste, compleanni, comunioni, riunioni condominiali. Sono queste le situazioni che possono generare in un istante il contatto per poter generare un nuovo positivo. Un nuovo positivo è più lavoro per i medici, più lavoro per i COC, più lavoro per i sindaci, più lavoro per i volontari, più lavoro per gli infermieri, più lavoro per chi deve processare i tamponi. E andiamo a far divenire più pesante questa macchina che sta lavorando con grande forza, ma con grande anche difficoltà. Quindi voi cittadini, con i vostri atteggiamenti, potete aiutarci moltissimo. Io dico sempre: aiutateci per aiutarvi. La vostra condizione di soggetto attivo di protezione civile ci aiuterà a poter sconfiggere in breve tempo il Covid-19 anche nella nostra bellissima Costa d'Amalfi. Un appello ai bambini, ai più giovani: cercate di impegnarvi in attività nelle vostre case, casomai collegandovi via WhatsApp, via internet con i vostri amici. Facciamo 3 settimane,
un mese di sacrifici per poi sperare di passare un Natale e un Capodanno in normalità. Questo è il mio appello, questo è quello che mi sento di dire ai miei concittadini e ai più giovani. Mi sembra un messaggio positivo e di speranza e ottime considerazioni, perché comunque secondo me dobbiamo affrontare con energia e positività anche questo periodo difficile. Purtroppo la stanchezza psicologica soprattutto adesso comincia a sopravvenire dopo i due mesi e più in cui siamo stati a casa. Volevo approfittare per fare i ringraziamenti personali, ma interpretando anche i sentimenti dei colleghi sindaci della Costa d'Amalfi, all'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona che processa i nostri tamponi, all'ASL di Salerno, alla direzione generale dell'ASL di Salerno, ma soprattutto ai medici, ai nuovi medici che vanno a comporre gli USCA e che ci permettono in pochi giorni di effettuare i tamponi per stringere la catena di contagi. La solidarietà è una parola importante in questo momento, siamo tutti nella stessa barca e dobbiamo remare verso la speranza dando un messaggio di fiducia a Minori, Città del Gusto e alla Costa d'Amalfi. Con tutto il cuore, grazie. Grazie. Ciao.